Comunicazione al Consiglio regionale dell'assessore alla sanità Simone Bezzini, che ha illustrato all'Aula la manovra della Toscana per recuperare l'equilibrio economico in sanità. Il Consiglio regionale ha poi approvato la proposta di risoluzione presentata dal PD. Tra i punti principali dell'impegnativa, proseguire con le iniziative per recuperare l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale, non pregiudicare, pur contenendo i costi delle ASL, la qualità dell'assistenza sanitaria ai cittadini toscani e sollecitare il Governo nazionale perché, oltre ad aumentare il Fondo Sanitario Nazionale per il prossimo triennio, garantisca la copertura delle maggiori spese già sostenute nel 2021 per far fronte all'emergenza da Covid-19. Approvata all'unanimità anche una risoluzione del Movimento 5 Stelle per impegnare la Giunta a utilizzare le risorse disponibili provenienti sia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che dagli altri fondi anche per finanziare la ricostituzione dei reparti essenziali negli ospedali minori, ubicati in località disagiate, aree interne e insulari. Intanto noi dobbiamo partire da un dato, cioè l'ultimo bilancio, diciamo, che è quello che si è chiuso è quello del 2020 e lo abbiamo chiuso in equilibrio. Questo, diciamo, è il primo elemento che dobbiamo ricordarci sempre, un elemento non scontato perché il 2020 già aveva risentito di un'impennata forte dei costi per fronteggiare la pandemia e la Regione Toscana, diciamo, con una molteplicità di interventi che hanno mobilitato anche risorse dal bilancio regionale e con l'ottenimento di più di 80 milioni per ristorare i costi Covid del 2020, ha chiuso, diciamo, il bilancio 2020, diciamo, in perfetto equilibrio. Ora siamo impegnati perché ciò avvenga anche nel 2021, sapendo che questo è un lavoro un po' più complesso rispetto al 2020. Perché? Intanto perché il 2021 è un anno in cui i costi Covid riguardano 12 dodicesimi, cioè ormai è chiaro a tutti che stiamo convivendo con la pandemia, abbiamo iniziato al 1 gennaio e arriveremo a dicembre, diciamo, dovendo convivere con la pandemia, il che significa organizzare tutta la filiera di contrasto al coronavirus e in più continuare a lavorare, diciamo, nella campagna di vaccinazione. In aggiunta a questo, il 2021 è stato un anno dove sono tornate a crescere, seppur in un quadro di difficoltà nella relazione tra offerta e domanda, i volumi di attività delle aziende sanitarie. Per questo noi, da una parte, come dire, abbiamo chiesto alle aziende una particolare attenzione, diciamo, nella gestione delle risorse finanziarie. Dall'altra, la Regione Toscana si è già impegnata a mettere in atto una serie di misure per sostenere le spese di natura sanitaria e poi la partita più grande ce la giochiamo con i livelli nazionali. Vorrei ricordare che tutte le regioni, nel senso in maniera unitaria, indipendentemente dal colore politico, hanno inviato una lettera al governo chiedendo che venissero rimborsate le spese sostenute per fronteggiare il Covid e per l'organizzazione della campagna di vaccinazione. È chiaro che molto dipenderà da quante risorse, diciamo, le regioni riusciranno ad ottenere dal governo. Io mi auguro una cifra consistente, diciamo, superiore almeno ai 100 milioni di euro, perché questo aiuterebbe molto il percorso nella convergenza verso l'equilibrio finanziario che sarà verificato nella primavera estate del 2022. La comunicazione dell'assessore Bezzini è una comunicazione puntuale che ci dà il quadro di quello che è la sanità toscana, di quella che è la situazione economico-finanziaria e di quelle che sono le necessità per quanto riguarda il rientro rispetto alle risorse che, è bene dirlo e sottolinearlo, sono state spese per contrastare il Covid. Intanto, indicatori indipendenti ci dicono che la sanità toscana, nel dato più recente che è riferito al 2019, ci dice che per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza, la Toscana è prima in Italia assieme al Veneto. Ci dice anche, per quanto riguarda invece Agenas, che la sanità toscana è stata una sanità resiliente,
nel senso che ha diminuito le prestazioni ordinarie durante il Covid meno di quella che è stata invece la diminuzione generale che è avvenuta nelle altre regioni. In più ci dice anche perché per quanto riguarda le vaccinazioni siamo la regione che ha garantito una maggiore copertura vaccinale alla propria popolazione. Detto questo, ci dice anche che i bilanci della regione Toscana che riguardano la sanità, che ricordo sono bilanci certificati da agenzie esterne, hanno certificato il bilancio in pareggio sino al 2020. Per quanto riguarda il 2021 ci sono invece delle risorse che sono state spese quantificabili in oltre 300 milioni per contrastare il Covid, che sono servite per allestire gli hub vaccinali, che sono servite per i ventilatori polmonari, che sono servite per quanto riguarda i tamponi che sono stati dati gratuitamente, insomma tutte misure assolutamente necessarie per salvare le vite. Per far fronte a questo c'è nella comunicazione anche un'ipotesi di rientro che poggia per alcuni aspetti sulle risorse che fanno parte del bilancio, non della sanità, che però possono essere in questo caso eccezionalmente dirottate verso la sanità. Ci sono risorse dei fondi sviluppo e coesione che fanno lo stesso percorso, ma c'è soprattutto una richiesta che è stata rivolta al governo da tutte le regioni, perché le regioni, chi più chi meno, sono nelle condizioni di avere speso più soldi di quelli che avevano per poter contrastare il Covid, e qui aspettiamo che il governo dia una risposta, e dia una risposta positiva a 2,5 miliardi che le regioni italiane hanno chiesto appunto come ristoro per quanto riguarda il Covid. Detto questo, noi abbiamo commissionato anche un sondaggio dove si rileva che i cittadini toscani apprezzano comunque il sistema sanitario regionale, hanno apprezzato il piano di vaccinazione, non ci sfuggono le criticità, che sono quelle abbastanza antiche, le liste di attesa, che sono la necessità di reperire personale in maggior numero di quello che è stato fatto, quel personale straordinario che dobbiamo ringraziare perché durante il Covid veramente ha fatto di tutto di più per far funzionare il sistema, ma siamo anche convinti che con il percorso legato agli stati generali della sanità che sta avviandosi alla conclusione possono venire idee, proposte e soluzioni che possono continuare e se vogliamo rilanciare la sanità toscana come una sanità pubblica, la più pubblica del nostro paese e in grado di dare risposte importanti a tutela della salute dei nostri cittadini. Ma intanto questa comunicazione è stata fortemente voluta dalla Lega, l'abbiamo richiesta ben 3 settimane fa, quindi io credo che ci fosse tempo e modo per mettere in condizione l'assessore di darci dei numeri più compiuti e di poterci portare una comunicazione che rispondesse a molte più domande. Diciamo che quello che vediamo l'abbiamo già letto sulla stampa e l'abbiamo sentito dai CD, dai TG negli scorsi giorni, quindi non è che abbia portato qualcosa di nuovo. Noi reputiamo che per fare un'analisi compiuta di quello che realmente è la situazione, del buco che ormai è accertato che c'è, e anche provare a portare delle soluzioni, c'è bisogno dei numeri. In questa comunicazione non troviamo tra l'altro tutta la fase della prima gestione pandemica, che è quella secondo noi che ha portato la Toscana nelle difficoltà che vediamo ora. Mi vengono in mente i costi dei dispositivi di protezione individuale, mi viene in mente i ventilatori, i famosi ventilatori ordinati e poi mai utilizzati, come mi viene in mente magari tanti investimenti fatti su strutture come il CREAF o come il Campo di Marte, che ovviamente hanno un costo ma che bisognerebbe capire anche se hanno un futuro e quindi se è stato un investimento, se sono stati soldi buttati giusto appunto per l'emergenza pandemica. Ecco, noi pensiamo si potesse fare di meglio e crediamo che non possa finire oggi questa storia. Noi continueremo a chiedere numeri, dati, perché solo con quelli l'opposizione può essere messa in condizione di poter portare anche qualche proposta per dare soluzioni. Si parla tanto del personale medico, ma io ricordo che ci sono tutte le sigle sindacali
che spesso manifestano proprio perché il personale medico manca, quindi è evidente che anche dal punto di vista organizzativo in Regione Toscana la riforma Saccardi, ma anche quello che derivava prima quando Rossi era assessore, ha creato dei problemi gestionali che poi ricadono addosso ai cittadini e non solo. Il problema del bilancio della sanità è qualcosa che si protrae purtroppo dall'epoca di Enrico Rossi, sappiamo già che all'epoca c'era un buco, sembra che questo brutto vizio in Toscana non sia passato e che anzi l'emorragia sembra sempre più grande e stia tornando anche col mandato Giani. C'è delusione perché c'è una distonia assoluta tra quello che ci viene raccontato in aula e quella che è la realtà. E questo veramente stona. Io continuo a non capire come mai l'assessore Pezzini e l'assessore al bilancio della Regione Toscana, che è Eugenio Giani, non ce ne dimentichiamo, vengono in aula e ci raccontano che nel 2019 la sanità toscana perdeva appena 13 milioni di euro, una piccola perdita tecnica, nel 2020 il bilancio si chiudeva in parità e nel 2021 abbiamo un ammanco di 330 milioni esclusivamente dovuto ai costi Covid che stiamo già cercando di ripianare. Questo non è vero. Non corrisponde a verità, ma non lo dice Francesco Torselli o Fratelli d'Italia, lo dicono la Corte dei Conti e lo dice il sindacato dei revisori della USL Toscana Centro. Sono loro che scrivono nero su bianco nel febbraio del 2021 e nell'aprile del 2021 che i bilanci della USL Toscana Centro fanno acqua, scrivendo nero su bianco non per i costi imputabili alla pandemia Covid, ma per altri motivi. La Corte dei Conti, riparlando del 2018, già scrive che la Regione Toscana ha una perdita di 24 milioni, quindi il doppio esatto di quanto ci racconta Pezzini, e che nei prossimi due anni, quindi 19 e 20, questa perdita aumenterà fino a raggiungere 30 e 35 milioni. Allora, o alla Corte dei Conti non sanno fare i conti, e io non ci credo, o il sindacato revisore della USL Toscana Centro, che è nominato dalla stessa USL, non sono sindaci esterni, non sono revisori esterni, sono dipendenti della stessa USL che certificano i bilanci. E che senso avrebbe che dei dipendenti della USL scrivessero che il bilancio è disastroso se non fosse vero? Come mai l'assessore e il presidente Giani continuano a negare l'evidenza? Dopo questa comunicazione di oggi siamo ancora nella situazione in cui eravamo ieri, cioè non avere risposte alle nostre domande. Da parte nostra è stata una discussione doverosa, il tema della sanità è un tema importante, crediamo che in questi anni la Regione Toscana abbia fatto tanto, soprattutto hanno fatto tanto gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli operatori, il mondo del volontariato. È evidente che in questi anni il sistema sanitario, essendo un sistema pubblico, abbia sostenuto maggiori costi. Noi riteniamo che l'investimento sul personale sia stato un investimento corretto, giusto, congruo ed era necessario per quanto riguarda il sistema pubblico toscano. È evidente che a questo punto devi mettere a regime quelle che sono le spese rispetto alla sostenibilità di un sistema, bisogna tornare a regime. Credo che sia corretto e doveroso chiedere al governo di dare il proprio contributo rispetto agli interventi economici che sono dovuti esclusivamente alla pandemia, nel contempo anche corretto e doveroso che la Toscana, il sistema sanitario toscano e il bilancio della Toscana sappia coprire con proprie risorse gli oneri del personale. Quindi noi siamo soddisfatti nel merito della comunicazione, siamo ancora più convinti di quello che abbiamo fatto in queste settimane, cioè che non fosse necessario un incremento della tassazione da gravare sui cittadini, ma che dovesse essere fondamentale fare una battaglia politica per il governo per recuperare queste risorse e nel contempo creare delle economie di spesa per non incidere su cittadini e sulle imprese. Questa risposta della Giunta al buco di bilancio che si è venuto a creare nella sanità arriva un mese dopo che è stata richiesta e con 7 pagine in cui si parla di ciò che ha fatto bene o che avrebbe fatto bene la Regione negli anni precedenti, ma non della sostanza, cioè a quanto ammonta esattamente il buco e come si intenda rimediare. Nei giorni scorsi si è parlato di aumento dell'IRPEF, del bollo auto e di tagli agli altri assessorati per cercare di ripianare questo disavanzo. E quello che leggiamo oggi invece è che queste soluzioni non sembrano contenute all'interno della comunicazione, ma si aspetta un intervento da parte del governo, così come lo aspettano le altre regioni. Io trovo invece che i problemi relativi alla sanità toscana siano di vecchia data e tutti i tagli, chiamati razionalizzazioni, che sono state fatte negli anni precedenti hanno soltanto aggravato una situazione già complessa e non hanno migliorato nulla in fatto di servizi e non hanno sicuramente migliorato
quello che è l'aspetto del personale, che invece continua a essere molto poco. Gli ospedali minori sono sempre più impoveriti, si parla di eccellenze, ma non si riesce a gestire la sanità territoriale. Quindi il nostro giudizio è fortemente critico nell'operato della Giunta fino adesso e diciamo che non può tutto essere imputato all'emergenza Covid, perché ci sono dei gravi problemi che c'erano già prima ed erano stati sottolineati dalla Corte dei Conti. E quindi vogliamo chiarezza, trasparenza sulle cifre e sugli interventi che si vorranno mettere in atto per scongiurare aumenti delle tasse ai cittadini, perché dopo due anni come quelli che abbiamo affrontato non possono sicuramente affrontare una nuova crisi della sanità, ma neanche un aumento delle tasse e delle richieste nei loro confronti. Ci opporremo sicuramente a tutto questo e chiederemo e pretenderemo dei dati precisi. Noi abbiamo posto un tema su tutti, sulla sanità non si scherza, quindi qualsiasi centesimo messo sulla sanità per salvare una vita umana, per portare una persona in terapia intensiva, per darle le cure, è speso bene. Non è questo il tema, non lo abbiamo posto in questa maniera, abbiamo semplicemente chiesto però che ci venisse detto se esiste veramente questo buco di bilancio, e oggi abbiamo accertato che sono 320 milioni di euro quello che manca nelle casse del sistema sanitario regionale, dove è finito? Le risposte non sono state esaustive, non ci hanno convinto, proseguiremo con tutta una serie di atti ispettivi per capire realmente all'interno dei bilanci delle ASL dove sono finiti quei soldi lì. Abbiamo però anche confermato una cosa al Presidente Gianni a questa Giunta: quando c'è bisogno di Forza Italia c'è. Sosteniamo anche la battaglia delle regioni nei confronti del governo per avere più risorse per combattere la pandemia, perché combattere la pandemia non è soltanto una questione sanitaria, ma è anche una questione economica. Per questo, da un lato, daremo la mano alla Regione Toscana a chiedere più risorse per mettere sul sistema sanitario regionale e sulle imprese, dall'altro chiederemo chiarezza alla Regione su dove sono finiti questi soldi. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, nei fine settimana da sabato 13 a domenica 28 novembre torna la 50ª edizione della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, che vedrà la donna grande protagonista. Gli chef saranno tutte donne e le premiate saranno ambasciatrici del tartufo nel mondo. La prima sarà la rettrice dell'Università degli Studi di Firenze, Alessandra Petrucci. Tra le novità di quest'anno, i 7 spazi dove poter gustare il tartufo, ma non solo, con eccellenze da tutta Italia. Ma innanzitutto è la 50ª edizione, il fatto che siamo qui a festeggiarla oggi e a fare questa conferenza stampa è un modo anche per ringraziare San Miniato Promozione, il suo presidente Marzio Gabbanini, il sindaco Simone Giglioli, tutti gli operatori, tutti i tartufai, perché svolgono un lavoro enorme, portano in giro per il mondo un'eccellenza dei nostri territori, ma oltre a portare nel mondo l'eccellenza dei nostri territori, svolgono un ruolo fondamentale nella tutela e nella difesa dell'ambiente. Non è un lavoro semplice il loro e credo che vadano sostenuti e ringraziati, perché davvero aiutano a farci vivere in un mondo migliore e poi ci permettono di gustare la prelibatezza più grande che viviamo nel nostro territorio. La Toscana è fatta di buon cibo, di vini buonissimi. Il tartufo è un simbolo che noi dobbiamo continuare a valorizzare e che porta nei nostri territori migliaia e migliaia di turisti, non solo dall'Italia ma da tutto il mondo. È una sfida bella quella che abbiamo di fronte, e sapere che per 50 anni consecutivi sul nostro territorio si svolge questa mostra ci dà voglia di continuare a impegnarci nella direzione giusta, che è una direzione fatta di sostegno all'enogastronomia, di sostegno e di tutela dell'ambiente. Abbiamo tanto da fare e noi faremo la nostra parte. Dopo lo stop forzato dell'anno scorso, quest'anno si riparte con la 50ª edizione della nostra mostra mercato del tartufo, che si articola e si realizzerà negli ultimi 3 weekend di novembre, con l'inaugurazione appunto sabato 13 alle ore 10. È molto importante perché il tartufo di San Miniato, come accennava lei, è un tartufo sicuramente famoso, ma è famoso soprattutto per la qualità. Noi una nota che credo sia importante sottolineare: tartufo quest'anno se ne trova poco,
purtroppo per le condizioni climatiche, non a caso abbiamo avuto in Italia fino a ieri il G20 a parlare di questi problemi. Conseguentemente è difficile proporlo. Noi abbiamo una caratteristica, il nostro da un punto di vista organolettico, da un punto di vista qualitativo è sicuramente il migliore d'Italia e noi manteniamo quella produzione, cioè da noi si trova quel tipo di tartufoli. Dunque è una mostra mercato particolare perché propone un tartufo di ottima qualità, il nostro, punto, solo il nostro, e questa è una caratteristica importante. È chiaro che ci sono tante iniziative, quest'anno mi preme dire che nelle iniziative parallele a quelle enogastronomiche, ma anche in quelle enogastronomiche, è una mostra declinata al femminile, per cui gran parte, per non dire tutte le figure che sono state invitate, sono donne che hanno ottenuto risultati importanti. Ci vediamo dopo 2 anni sostanzialmente, dopo un anno di stop, dopo un anno duro di stop oserei dire, perché insomma lo scorso anno eravamo in altre faccende affaccendate, quest'anno grazie alle vaccinazioni, grazie al Green Pass, grazie all'andamento favorevole della pandemia riusciamo a guardare oltre e a programmare questa mostra Mercato del Tartufo che si aprirà il 13. Sarà una mostra un po' diversa perché naturalmente terrà conto di tutte le disposizioni Covid, ma sarà una mostra che non lascerà, come dire, non lascerà i vuoti o rammarichi, perché sarà una bellissima mostra come siamo abituati a fare e a vedere a San Miniato. Il centro storico è un po' il teatro della mostra Mercato del Tartufo, la scenografia. All'interno di tutti gli spazi, ben sette spazi, cerchiamo di diluire le persone proprio per evitare anche assembramenti. La città di San Miniato è un palcoscenico a scena aperta, un palcoscenico naturale, e questo non può che farci piacere.